Buonasera a tutte e a tutti, bentrovati dopo la pausa estiva ai webinar del giovedì pomeriggio del nostro progetto Acqua e Territorio di fronte al cambiamento climatico. Appunto, dopo la pausa estiva riprenderemo per tutti i giovedì a partire da questo con delle lezioni mirate agli amministratori ed in particolare, grazie al progetto finanziato dalla Regione Piemonte, scusate, finalizzato ai giovani amministratori. Chiaramente giovani si intende sia di età sia di nuove nomine. Il webinar è però aperto e volentieri l'abbiamo aperto anche a tutti gli amministratori del nostro territorio, della città metropolitana di Torino e non solo. In particolare il progetto è stato appunto finanziato dalla Regione Piemonte ed è gestito da Città Metropolitana di Torino, da ANCI Piemonte e dai comuni capofila dei contratti di fiume attivi nella Città Metropolitana di Torino. Quest'oggi la presentazione si intitolerà La natura siamo noi, vincoli ed opportunità delle aree protette e sarà condotta dal dottor Gabriele Bovo, dottore forestale, e dalla dottoressa Alessandra Pucci, dottoressa naturalista della direzione Sistemi Naturali della Città Metropolitana di Torino. La prossima settimana ci sarà la relazione della dottoressa Anna Paschero, revisora dei conti, che parlerà degli investimenti pubblici dalla programmazione alla realizzazione, quindi un altro importante argomento. Introduco, diciamo, la parte più tecnica del funzionamento del webinar. Intanto, il webinar è registrato, quindi la sessione verrà resa disponibile in versione registrata sul web e a tutti i partecipanti, ma anche a tutti coloro che non saranno riusciti a seguirla. Tutti i presenti potranno porre domande, anzi, vi invitiamo caldamente a porle perché renderanno l'incontro, la lezione e la discussione decisamente, diciamo, più ricca. Le domande possono essere poste sia per iscritto nella chat che trovate nel riquadro del vostro webinar a queste domande verrà data risposta alla fine delle relazioni. Le domande verranno lette e verrà risposto direttamente nel caso in cui ci sarà sufficiente tempo. Dovesse, diciamo, mancare il tempo perché abbiamo raggiunto il termine dell'incontro, gli esperti potranno rispondere anche successivamente via mail eventualmente a chi ha fatto le domande. Un'altra possibilità, appunto, che sponsorizziamo caldamente, quella invece di porre le domande direttamente, quindi a voce. Potremmo darvi a un certo punto la possibilità di utilizzare il microfono e vi sarà dato poi a turno, diciamo in base alla vostra richiesta, sempre a fine relazione, la parola. Anche in questo caso, se diciamo, ci sarà il tempo sufficiente, altrimenti le domande troveranno comunque risposta successivamente. Vi invito caldamente appunto a fare domande, ma anche se possibile a inizio lezione, inizio incontro, a scrivere in chat chi siete, il vostro ruolo e se avete delle particolari aspettative da questo incontro, in modo che anche i relatori possano comunque magari mirare le proprie considerazioni e le proprie osservazioni in modo più preciso. Ancora un'informazione di servizio, il seminario residenziale del progetto che era previsto, diciamo, inizialmente a luglio, poi spostato a ottobre, viene nuovamente rinviato per motivi tecnici legati al finanziamento della Regione Piemonte che non è ancora stato, come dire, attribuito formalmente, pertanto dovremo necessariamente rimandare il seminario nella primavera prossima, quindi presumibilmente si terrà diciamo nei giorni intorno alla giornata mondiale della biodiversità del 2021, maggio 2021. Io con questo concludo la mia introduzione, ringrazio
i colleghi e le colleghe sia di Città Metropolitana sia di ANCI Piemonte che collaborano come sempre alla realizzazione dei webinar. E lascio la parola al dottor Gabriele Bovo della direzione Aree Protette, Sistemi Naturali, scusate, Aree Protette. Buona lezione. Bene, buongiorno. Spero che tutti mi possano ascoltare, visto che anche per noi sono le prime esperienze di questi webinar. Quindi, nonostante il lockdown sia stato abbastanza lungo, abbiamo sperimentato un po' di tutto, ma non in particolare queste modalità di lezione. Questa lezione, diciamo, questa discussione verterà sull'importanza che ha per l'uomo la natura. Noi molto sovente diciamo in modo generico di amare la natura, di amare i valori del nostro territorio. In particolare, noi abbiamo un territorio molto variegato come provincia di Torino, con un 30% di aree montane, un 20% di aree di collina e un altro 25-30% di aree di pianura, con dei valori di diversità paesaggistica estremamente elevati e variegati, e diciamo delle bellezze che trovano riscontro in modo non comune nel resto dell'Europa. E soprattutto in questo caso abbiamo anche dei grandissimi valori di biodiversità. Il Piemonte è una delle regioni con la più alta biodiversità a livello italiano e l'Italia è la nazione che a livello europeo ha la maggior biodiversità. Ecco perché è nostro compito anche etico tutelarla e valorizzarla da un punto di vista, diciamo, ecosistemico. Vedete che in Regione Piemonte le macchie verdi sono abbastanza frequenti, in particolare in Città Metropolitana abbiamo 117.000 ettari di aree protette, 157.000 ettari di rete Natura 2000. La collega, la dottoressa Pucci, vi spiegherà poi bene la differenza, e rappresentano per diciamo, la Città Metropolitana circa il 12% del territorio. È una percentuale importante, ma non è ancora abbastanza. E soprattutto il grosso problema che abbiamo è quello che vedremo anche successivamente, quello della connettività. Però a livello mondiale, come ormai abbiamo cominciato a capire da tempo alcuni e da pochi mesi per altri, abbiamo una grave minaccia. La grave minaccia siamo noi stessi. Come leggete, secondo biologi e naturalisti, la specie umana, continuando così, potrebbe rappresentare ciò che fu l'asteroide famoso di 65 milioni di anni fa per i dinosauri, la sesta estinzione di massa. Peccato che questa volta questa estinzione potrebbe riguardare l'uomo. In genere, nelle precedenti estinzioni, chi l'ha provocata o qual era la specie dominante non è sopravvissuto, e quindi ecco un punto su cui dobbiamo meditare in modo molto forte. Conosciamo il problema, ma fatichiamo a vederlo. Molti di voi, se non tutti, conoscono la settimana enigmistica e conoscono gli enigmi del corvo parlante. Il corvo parlante parla, diciamo, confondendo le acque, ma poi alla fine il risultato, cioè l'obiettivo, e scoprire dove è l'oggetto, ed è sempre abbastanza facile in questo caso non restare lì al volante e qui vicino lo specchietto retrovisore interno che ti manca, e lo specchietto è in questo punto. Quindi abbiamo ancora le idee un pochino confuse su quelle che sono le cause e gli effetti, e a volte tendiamo a fare, come dicono gli inglesi, a non vedere l'elefante che c'è nella stanza. Quindi è importante che si parli di questi problemi sempre più frequentemente, perché solo parlandone e solo rendendosi conto esattamente di ciò che accade, possiamo poi essere parte della soluzione.
Le buone notizie sono appunto che il 41% dei giovani europei ritiene di doversi trasferire in un altro paese per i cambiamenti climatici, quindi si rende conto del pericolo, e il 94% degli italiani si rende conto e sostiene di risentire già degli effetti dei cambiamenti climatici. Quindi sono percentuali molto elevate, e ciò significa che evidentemente l'azione di questi ultimi anni di comunicazione, perché la comunicazione è molto importante, è stata efficace e comincia a dare dei frutti. Allora è importante fare questa sera, ma in generale gli amministratori hanno un compito molto importante in questo: sistemare le conoscenze e diffondere buone pratiche e informazioni chiare. Come vi ho detto, purtroppo l'evoluzione umana corrisponde all'estinzione di animali. L'uomo, ahimè, è l'animale più pericoloso e più letale in assoluto, e dove si è espanso ha causato l'estinzione di altri animali. Ma l'uomo è lui stesso un animale, anche se si è arrogato il diritto di considerarsi nel passare da animale a Dio. C'è un bel libro che vi ho evidenziato, Da animali a dei, di Harari, che racconta molto bene quella che è la storia dell'evoluzione umana, e inevitabilmente la presa di possesso dei territori da parte dell'uomo nel momento in cui è diventato senziente, e quindi ha abbandonato quello che era la sua essenza di animale cacciatore e raccoglitore, per diventare qualcosa di più. Ma pretendendo di essere un dio sta rovinando se stesso, ed è importante che invece utilizzi queste sue esperienze e queste sue capacità per salvare se stesso. E qui dobbiamo fare un inciso sulle crisi planetarie, che ormai sono evidenti. Quest'anno, il 22 agosto 2020, abbiamo raggiunto il completamento del consumo del nostro pianeta, cioè le risorse del nostro pianeta come impronta ecologica sono virtualmente esaurite il 22 agosto. È una notizia drammatica, diciamo, può essere in parte positiva, perché l'anno scorso nella media è stato il 15 luglio, quest'anno con la pandemia abbiamo rallentato molto, e quindi ci siamo, diciamo, abbiamo recuperato un po' di svantaggio. Ma in realtà, se voi vedete, poi avrete modo di guardare la presentazione più in particolare, ogni nazione consuma virtualmente la sua fetta in un periodo più o meno diversificato. Questo è un fatto molto allarmante, perché gli scenari che ci si pongono davanti sono quelli che vedete in questo grafico. Siamo stati in equilibrio fino al 1970, consumavamo un pianeta, e quindi, come si suol dire, al 1 gennaio ricominciava la giostra, la Terra ricominciava a produrre con il suo capitale, a produrre interessi, e noi ci limitavamo fino a quell'epoca a consumare gli interessi. Adesso non è più così, siamo a circa una volta e mezza le risorse, e l'evoluzione può essere drammatica, perché può arrivare a 3 nel 2050, con un livello 2 nel 2030, che è fra 10 anni, quindi domani mattina, oppure, se adottiamo delle soluzioni ragionevoli e ponderate, possiamo invece scendere e tornare poco sopra l'unità, e quindi pensare di poter ancora vivere bene a lungo. Diversamente significa che ci stiamo mangiando letteralmente il pianeta, e non possiamo assolutamente permettercelo. Quest'anno, questa crisi planetaria è diventata di estrema evidenza, perché ci è capitato all'improvviso il Covid-19, questo coronavirus che peraltro è un virus che nelle sue diverse variazioni si è già manifestato altre volte, ma questa volta ha colpito in un modo molto più significativo, anche grazie allo sviluppo che abbiamo del pianeta, e anche grazie al fatto che abbiamo un'interconnettività che molto sovente, cioè che prima non c'era, e di conseguenza
dobbiamo patire queste conseguenze, ma soprattutto è stato evidenziato che, come gli esperti sanno già, ma invece i non esperti no, questi virus arrivano e diciamo attaccano l'uomo soprattutto a causa della distruzione dei sistemi naturali. La distruzione dei sistemi naturali semplicemente fa sì che, come viene citato in un altro libro molto importante che è diventato molto famoso quest'anno, benché fosse del 2012, Spillover di David Quammen, là dove si abbattono gli alberi e si uccide la fauna, i germi, in questo caso i virus del posto, si trovano a volare in giro come polvere che si alza dalle macerie, quindi non trovando più la, diciamo, la fauna tipica del luogo, ovviamente colpiscono l'uomo, quindi fanno lo spillover, il salto di specie. Questo è un tema estremamente grave e delicato, perché ci sono molti altri virus che stanno alle porte e che conosciamo e che per ora, pur essendo molto più letali, sono rimasti un po' confinati nelle loro zone, ma diciamo progredendo nella distruzione di questi sistemi rischiamo di portarceli in giro e creare delle crisi planetarie molto più gravi. Qui questa slide vi fa vedere il perché il coronavirus ci fa più paura della crisi ecologica. Il coronavirus ha una scala temporale molto più breve e più specifico, viene percepito in modo molto più concreto e evidenzia un sacrificio a breve termine, mentre invece le crisi ecologiche, le crisi climatiche hanno una scala temporale più lunga, una collocazione spaziale percepita in modo astratto e prevede, ed è più faticoso, un cambiamento della società che non è imposto da un lockdown necessario e cogente, urgente, ma da cambiamenti della società e del sistema produttivo e quindi scelte che, finché non diventano un elefante, possono essere evitate. Il coronavirus corrisponde a una martellata sul dito che fa male immediatamente e quindi la prossima volta il dito viene tolto. La crisi ecologica è un po' come un pacchetto di sigarette. La somma dei pacchetti di sigarette è ben più grave di una martellata, ma viene percepita molto più in là nel tempo. Attualmente di coronavirus pare siano morte circa 900.000 persone, il solo inquinamento dell'aria uccide 7 milioni di persone all'anno, quindi vedete che i parametri di riferimento numerici sono comunque diversi e quindi questo è un altro elemento importante. E poi abbiamo una serie di segnali del pianeta che non vanno assolutamente trascurati. Questa mattina c'era una notizia: nell'Oregon stanno bruciando di nuovo delle città, è caduto l'anno scorso in California, continuano a esserci sempre più gravi dei mega incendi che non riescono più a essere controllati a causa dell'incremento molto marcato di siccità e di ventosità di alcune aree. L'anno scorso è capitato anche in Australia. Questo è un allarme che si somma a quello del scioglimento dei ghiacciai, che ormai è evidente in tutto il mondo e anche da noi, all'allarme delle estinzioni, all'inizio della pandemia, alla perdita dei coralli, all'incremento del livello dei mari progressivo, che però ormai è diventato evidente. E quindi anche su questo dobbiamo fare dei ragionamenti. Perché? Perché ormai i dati ce lo dicono, abbiamo un incremento delle emissioni di CO2 nell'aria esponenziale, siamo arrivati a oltre 400 parti per milione nel 2017 e con una media negli ultimi 800.000 anni di 200-250 parti per milione, quindi molto più bassa. Una cosa di questo genere non ce la possiamo assolutamente permettere e quindi ecco che dobbiamo intervenire immediatamente, se no diciamo il sistema biologico reagisce ma sopravvive, chi non sopravvive sarà poi l'uomo. Cambiamenti del clima, delle precipitazioni, delle migrazioni, la riduzione dei ghiacciai,
come abbiamo detto, gli incendi molto più frequenti e molto più gravi, la creazione negli oceani di veri e propri continenti di plastica che poi viene ingerita dai pesci e poi arriva sulle nostre tavole. E poi c'è anche un incremento della popolazione che rende anche un po', se mi passate il termine, ridicolo questa ipotesi di costruire muri perché le migrazioni ci sono da sempre state. Noi arriviamo dall'Africa e quindi non avevamo dei gommoni, diciamo, nel periodo in cui siamo arrivati in un altro modo, quindi è impensabile riuscire a impedire le migrazioni che saranno, ahimè, sempre più evidenti con i cambiamenti climatici, semplicemente costruendo muri o facendo finta di non vedere. Ci sono azioni sbagliate dell'uomo, vedete quella nave che è diciamo su una distesa di sabbia nel lago di Aral, che è semplicemente stato quasi del tutto prosciugato per irrigare i campi di cotone del territorio. Questi sono invece i guai di casa nostra, perché noi non siamo indenni da queste anomalie. Qui vedete un grafico molto chiaro tratto dal sito di Nimbus, che ci fa vedere quelle che sono al 2010, quindi figuriamoci adesso che siamo nel 2020, le anomalie termiche globali. Prima erano in blu, quindi erano in negativo, adesso sono tutte in positivo. Ogni anno è più caldo mediamente del precedente. Invariabilmente accade ormai così. E queste sono le conseguenze sempre a casa nostra. Il ghiacciaio SEA Tonini è in Valle di Lanzo, vedete l'arretramento solo negli ultimi 30 anni. 30 anni probabilmente ce li abbiamo tutti noi che stiamo ascoltando e quindi dobbiamo renderci conto del dramma a cui stiamo andando incontro. Anomalie di piogge, il mese di ottobre più secco nel 2018 degli ultimi 60 anni, le colture non resistono, grandinate terrificanti che provocano dei danni a seconda dei casi nella provincia di Alessandria piuttosto che di Torino, piuttosto che di Asti. Fragilità idrogeologica, che è una caratteristica del nostro territorio, sempre più evidente e sempre più grave. Solo quest'anno e solo quest'estate ci sono state frane dovute appunto al ritiro dei ghiacciai nel Monviso, vedete l'immagine, sul Cervino, sul Monte Bianco e sul Monte Rosa. Quindi le montagne stanno franando, oltre ad avere problemi di risorsa idrica sempre più limitata, che concorrerà a rendere sempre più problematica l'agricoltura, che dovrà necessariamente abbandonare le colture idroesigenti per passare a colture più sostenibili. Abbiamo poi il consumo del suolo, che è una scelta assolutamente nostra, che noi stiamo cercando anche con le politiche territoriali della città metropolitana di contrastare. E quindi queste sono tutte le motivazioni perché noi dobbiamo tutelare la natura. Dobbiamo tutelarla per sopravvivere, perché l'uomo ne è parte e ne ha bisogno. La natura invece è un sistema complesso che per sopravvivere non ha bisogno dell'uomo. Quindi anche se noi non ci siamo, però forse a noi non piace tanto questa soluzione. Qui c'è un video sulla biodiversità che è interessante da vedere e chiederei alla collega Tognoni di farlo partire, vediamo se ci riusciamo. Biodiversità sembra una parola difficile che interessa solo agli addetti ai lavori. Invece è un concetto facile che coinvolge la vita di tutti noi, il nostro futuro e quello dei nostri figli, il futuro della Terra. La diversità è la base della vita e le consente di evolvere e di adattarsi costantemente. È la forza vitale che governa il nostro pianeta, dalle strutture più semplici, i geni e i batteri, via via salendo sino alle specie animali e vegetali, per arrivare agli ecosistemi, gli elementi più complessi. Nella storia della Terra tutto ha un'origine, una trasformazione e una fine.
Ma negli ultimi secoli questo processo è impazzito e la velocità di estinzione è aumentata più di 1000 volte. Secondo diversi studi, la Terra starebbe attraversando la sesta grande estinzione di massa. Nella quinta, 65 milioni di anni fa, sono scomparsi i dinosauri. Questa volta la causa scatenante non è una glaciazione o un'eruzione vulcanica, ma l'uomo. Siamo noi che distruggiamo le foreste pluviali e riduciamo l'ossigeno, cementifichiamo ogni spazio, rendiamo sterile la terra con pesticidi e fertilizzanti chimici. Siamo noi che usiamo gli oceani e i fiumi per gettare plastica inutile, per versare i veleni delle industrie. Siamo noi che con il fumo oscuriamo il cielo. In questo modo emarginiamo gli ultimi custodi della terra e della sua diversità, i piccoli contadini, i pastori e i pescatori, che conoscono da sempre e sanno rispettare l'equilibrio fragilissimo della natura. Quando parliamo della scomparsa di specie animali e vegetali, pensiamo a qualcosa di estraneo alla nostra vita quotidiana. Pensiamo a tigri, elefanti, delfini. In realtà scompare per sempre anche qualcosa di molto vicino a noi. Centinaia di varietà di patate, di mele, dolci delle tradizioni, i sapori della nostra memoria. Tutto un mondo che si spegne intorno a noi sempre più rapidamente. Ogni anno spariscono 27.000 specie. Oggi il 60% delle calorie su cui si basa l'alimentazione umana proviene da 3 cereali, grano, riso e mais. E il 90% delle sementi coltivate è rappresentato da una manciata di ibridi brevettati, prodotti e venduti da poche multinazionali. Un sistema fragilissimo perché la sua uniformità non è in grado di contrastare malattie e imprevisti e perché le monoculture richiedono un uso spropositato di sostanze chimiche di sintesi. La natura ha iniziato a darci segnali già da molto tempo. Nel 1845, ad esempio, un fungo ha attaccato l'unica varietà di patate coltivata in Irlanda. Milioni di persone sono morte, oppure sono state costrette ad emigrare per sfuggire alla fame. Solo dopo anni è stato trovato il fattore di resistenza al fungo, in una delle migliaia di varietà di patate andine. Senza la biodiversità, oggi le patate non sarebbero una delle principali colture del mondo. Bene, quindi abbiamo visto che cos'è la biodiversità e a che cosa serve. La biodiversità e la natura servono a noi, il termine servire non è molto bello, ma all'uomo servono perché forniscono i servizi ecosistemici, cioè tutte le risorse che gratuitamente ci vengono messe a disposizione. Banalmente l'ossigeno per respirare, l'assorbimento della CO2, le risorse idriche, il contrasto all'erosione, la mitigazione delle temperature, il ciclo dei nutrienti, quindi ci forniscono il cibo, grazie alla fotosintesi, grazie alle produzioni agricole, grazie alle produzioni forestali, eccetera, materie prime. E ci forniscono anche i medicinali. Ad esempio, si sta testando la quercetina contro il coronavirus ed è anche questo un farmaco naturale che si trova all'interno di vegetali comuni. Speriamo che questo possa avere successo nella lotta a questo virus. Ma servono anche nelle città. Guardate la differenza che ci sono di temperature fra un viale assolutamente privo di vegetazione e un viale invece con gli alberi. Quindi gli alberi sono fondamentali non solo perché assorbono la CO2 e producono ossigeno, ma anche perché mitigano le temperature. Guardate la differenza, è una cosa veramente notevole. Ecco perché invitiamo tutti, in ogni caso, tutti gli amministratori a piantare alberi dove è possibile, ovviamente poi a gestirli nel modo corretto e a non danneggiarli, perché sennò poi ci sono delle conseguenze.
La natura serve quindi alla biodiversità, al risparmio energetico, perché è ovvio che la natura in città consente anche, riducendo le temperature, anche di evitare, diciamo, delle spese per raffrescare gli edifici, magari non a luglio-agosto, ma nelle altre stagioni. E poi fornisce anche la possibilità di effettuare degli interventi, i cosiddetti interventi di ingegneria naturalistica, in sostituzione di interventi rigidi che poi si sono rivelati molto sovente infruttuosi e dannosi, soprattutto sugli ecosistemi lacustri e fluviali. Quindi gli interventi di ingegneria naturalistica devono avere assolutamente la prevalenza per quanto riguarda questa tipologia di attività, ammesso che sia diciamo necessario farla. Quindi l'obiettivo è quello di avere una sostenibilità. La sostenibilità è rappresentata, come diceva anche la dottoressa Minciardi in una sua presentazione di qualche mese fa, da tre fattori: la responsabilità sociale, quella economica e quella ambientale. Quindi società, economia e ambiente devono essere gestite in modo diciamo sostenibile tutte insieme. Responsabilità sociale ed economica insieme realizzano un'equità, responsabilità sociale e ambientale la vivibilità, e realizzabilità quella economica e ambientale, ma tutte insieme, solo tutte insieme, possono dare origine a uno sviluppo armonico e sostenibile. Quindi il processo sostenibile è quello che consuma risorse ma le ripristina con la stessa velocità. Diversamente è un processo che non è sostenibile e ci porta alle conseguenze che abbiamo visto. In tutto questo si innesta il discorso del motivo per cui servono le aree protette. La dottoressa Pucci vi spiegherà poi più in particolare, ma le aree protette hanno una funzione quindi di mantenere l'equilibrio ambientale di un certo luogo, aumentandone la biodiversità. E questo è fondamentale. Trovate il link a una pubblicazione molto interessante che parla dell'oro verde d'Italia e che elenca tutta una serie numerosa di benefici e di vantaggi nell'avere sul proprio territorio delle aree protette. Biodiversità, natura e cultura, laboratori come sperimentazione di nuovi percorsi di sviluppo, nodi di rete ecologica, luoghi di dialogo e di partecipazione, non solo santuari di natura, e grandi valori socio-economici nazionali, quindi con produzione di servizi ecosistemici che ormai sono economicamente quantificabili, il ruolo centrale nella difesa del clima. Sono carte vincente nel turismo sostenibile, perché sempre di più le persone richiedono questo tipo di turismo. Hanno la possibilità di rappresentare un volano economico utilizzando il marchio, perché sempre più persone sono sensibili e quindi rappresentano uno scenario di sostenibilità energetica, sociale ed economica, come vedevamo prima. Cosa fa la città metropolitana, il nostro settore insieme agli altri colleghi? Pianificazione strategica e territoriale, gestione di aree protette e siti della rete Natura 2000, gestione della flora e della fauna selvatiche, e poi abbiamo anche le attività di polizia ambientale. La pianificazione strategica punta alla tutela e alla valorizzazione delle reti ecologiche con mitigazione degli effetti dovuti ai cambiamenti climatici e il mantenimento della diversità biologica. La pianificazione territoriale ha gli stessi compiti che vengono attuati andando a prescrivere determinate azioni di pianificazione sui piani regolatori comunali, e quindi l'attuazione della rete ecologica, cioè del sistema di interconnessione fra queste aree che sono già tutelate e i territori che non lo sono ancora. Noi abbiamo poi in particolare la gestione di 8 aree protette e 21 siti di rete Natura 2000. Effettuiamo comunicazione istituzionale, perché questa è molto importante, come abbiamo visto, e che ha un successo perché sempre più persone, leggendo queste informazioni, capiscono dove siamo, che cosa stiamo facendo e
come possiamo operare per migliorare questa situazione. Abbiamo attività di comunicazione, informazione e didattica in campo, con anche dei piccoli centri visite. L'ultimo è stato realizzato al Parco del Colle dell'Isla l'anno scorso. Partecipiamo a diversi progetti europei sulle reti ecologiche, sulla tutela della biodiversità e sul consumo di suolo. E poi effettuiamo azioni di conservazione della biodiversità con il monitoraggio e la tutela di specie protette e l'eradicazione di specie alloctone come il fior di loto, come l'ailanto, come il gambero della Louisiana, che ormai sono elementi noti. E poi facciamo degli interventi di forestazione urbana e naturalistica in collaborazione con i comuni. In particolare abbiamo effettuato degli interventi con il comune di Chieri, realizzando un bosco urbano in un'area industriale, e il comune di Azeglio, un bosco tampone in una zona speciale di conservazione. Abbiamo altre azioni che realizzeremo l'anno prossimo, compatibilmente con la pandemia in corso. Recentemente è stata istituita la Polizia Metropolitana, che ha ufficiali di polizia giudiziaria, ha molti volontari e gestisce associazioni di volontariato ambientale per la tutela e anche, diciamo, l'insegnamento di questi valori ai cittadini. Vedete il lungo elenco di partner. Questo significa che noi abbiamo compreso e attuiamo il sistema di reti non solo ecologiche, ma anche istituzionali e umane, perché è fondamentale per affrontare questi problemi lavorare in rete e non in modo isolato. Concludo dicendo che dobbiamo diventare parte della soluzione e non più parte del problema e non più parte dell'inquinamento. Con questo io vi saluto. Questi sono i miei riferimenti, culturali, e quindi vi lascio e lascio la parola alla dottoressa Pucci. Grazie. Sì, allora intervengo solo un attimo per ringraziare intanto il dottor Bovo per l'interessantissima presentazione, anche il filmato era veramente significativo. Naturalmente le presentazioni, il filmato, eccetera, saranno poi messi a disposizione. Sono arrivate alcune domande, vi chiedo soltanto se possibile, quando fate le domande, di specificare il vostro ruolo nell'amministrazione o comunque il vostro ruolo istituzionale, in modo anche da mirare la risposta per il relatore. Le risposte saranno appunto date tutte alla fine di tutte e due le relazioni. Quindi lascio adesso la parola alla dottoressa Pucci. Buonasera a tutti, io mi chiamo Alessandra Pucci e col dottor Bovo lavoro presso la Direzione Sistemi Naturali della Città Metropolitana di Torino. In particolare, sono responsabile dell'ufficio che si occupa della gestione dei siti Rete Natura 2000 e quindi vi illustrerò quelle che sono, diciamo, le caratteristiche di questi siti e come nascono, un po' come si sviluppano nel corso degli ultimi 30 anni. Allora, per iniziare, ho cercato di riassumere un po' quelli che sono i termini che spesso vengono utilizzati in maniera più o meno confusa per indicare quelle che vengono genericamente definite aree protette. Purtroppo l'italiano non aiuta molto in questo caso, e per area protetta si intendono, delle categorie delle entità che spesso non hanno molto in comune una con l'altra. A volte parliamo di giardini botanici o di giardini zoologici, più recentemente definiti bioparchi, e pensiamo che anche queste siano aree protette. A volte parliamo di oasi della LIPU o del WWF, e sicuramente queste sono almeno in parte delle aree protette. Esistono poi delle aree tutelate dall'UNESCO, le riserve della biosfera, esistono le oasi di protezione faunistica o le zone di ripopolamento e cattura, che sono invece degli istituti identificati dalla legge sull'attività venatoria, quindi sulla caccia. Vi ho evidenziato in rosso quelle che sono strettamente le aree protette di cui ci occupiamo noi, cioè tutto ciò che in qualche modo è assimilabile a un parco naturale, che può essere nazionale o regionale, e a un sito della rete Natura 2000.
Stavo pensando che forse messo così lo vedete meglio. Allora, le aree protette in Italia nascono, la prima è il Parco Nazionale del Gran Paradiso del 1922, che si contende il ruolo di primo parco nazionale istituito insieme a quello del Parco Nazionale d'Abruzzo. Anche la data non è chiarissima perché ovviamente le vicende all'epoca furono abbastanza complesse. Entrambi i parchi hanno deciso comunque di festeggiare il loro centenario il prossimo anno, quindi hanno preso diciamo, come data di riferimento di istituzione il 1921. Tutti gli altri parchi nascono moltissimi anni dopo, soprattutto i parchi gestiti dalle regioni o istituiti con delle leggi regionali, che sono non solo per la regione Piemonte, ma per tutta l'Italia, sono figli di un decreto della fine degli anni 60. In che contesto ci troviamo? Siamo in un momento in cui le associazioni ambientaliste sono già state fondate. La prima è quella di Pronatura, che è stata fondata in Val d'Aosta nel 1948 e che aveva come presidente Renzo Bidesot, quindi il direttore del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Molti anni dopo viene fondata la LIPU, quindi la Lega per la Protezione degli Uccelli, successivamente il WWF, che in realtà ha poi delle sezioni italiane, però viene fondato e viene istituito in Svizzera. Alcuni anni dopo nasce Greenpeace, che è sicuramente un'associazione ambientalista con un carattere diciamo un po' diverso, un po' più aggressivo, per dire così. Tutte queste associazioni radunano attorno a sé delle persone a cui l'ambiente sicuramente sta a cuore. È il momento in cui si parla anche di grandi temi ambientali, dal nucleare in avanti. Ci sono manifestazioni, ci sono vere e proprie lotte. Al tempo stesso però queste sono diciamo delle espressioni della società civile che in qualche modo stimolano le istituzioni a costruire una vera e propria politica ambientale, perché poi di fatto gli ambientalisti sicuramente in qualche modo sollecitano la società civile a reagire a delle problematiche ambientali, però poi in concreto la tutela dell'ambiente intesa come la viviamo noi oggi, quindi con la creazione di aree protette, viene realizzata attraverso delle normative, delle leggi nazionali o regionali che siano, e quindi le aree protette vengono gestite poi da degli enti che possono essere enti locali, quindi comuni, città metropolitane, province o regioni e addirittura il Ministero dell'Ambiente, a cui fanno ovviamente capo tutti i parchi nazionali. Per dare diciamo, uno sguardo più sul locale, quello che succede nella regione Piemonte, vi ho riassunto un po' quello che è appunto il percorso e come si è sviluppato il sistema delle aree protette nella nostra regione. Come vedete, l'istituzione del Parco Nazionale del Gran Paradiso nel 1921 è come dire, la prima pietra miliare che viene posata sul territorio della regione Piemonte, e moltissimi anni dopo a questo parco si aggiungono le aree protette regionali. Dal 78 all'89 ne vengono istituiti 35 di parchi e riserve naturali, nei 10 anni successivi se ne aggiungono altri 45, a cui si affianca anche l'istituzione di un nuovo parco nazionale, sempre sul territorio della regione Piemonte, che è quello della Val Grande, e poi dal 2000 al 2019, quindi nell'arco di un ventennio, a questo sistema si aggiungono gli ultimi 41, le ultime 41 aree protette, che sono parchi, ma soprattutto aree contigue e zone di salvaguardia. Il totale quindi delle aree protette presenti sulla nostra regione ammonta a 123. Io vi ho fatto appunto tutto l'escurso storico dal 91 praticamente ad oggi, perché nel 2020 non ci sono state istituzioni di nuove aree protette. Nel frattempo ovviamente la sensibilità ambientale evolve anche negli altri paesi, chiaramente non solo in Italia, e quindi c'è una situazione a livello europeo, a livello anche di Unione Europea, che si poggia su due pilastri fondamentali.
le due direttive che costituiscono la politica ambientale di tutela e di conservazione della natura a livello europeo sono quelle che vi ho indicato in questa slide. Una risale al 1979 ed è la cosiddetta direttiva Uccelli. L'altra invece, relativamente più recente, ma comunque sempre di 30 anni fa, è la direttiva Habitat del 1992. Queste direttive individuano nel primo caso delle specie avifaunistiche, quindi specie di uccelli, popolazioni selvatiche di uccelli migratori che devono essere tutelate, e per tutelarle si identificano sul territorio dell'Unione Europea delle zone di protezione speciale, cioè delle aree che ospitano degli habitat, degli ambienti necessari alla sopravvivenza degli uccelli migratori. Non è quindi tanto la tutela della singola specie, cosa che ad esempio viene fatta, nel caso per esempio della legge sull'attività venatoria. Ci sono in quella legge lì, vengono identificate delle specie che non possono essere cacciabili. Nel caso della direttiva uccelli invece il concetto di protezione è più ampio, è più vasto, si articola in maniera più complessa, perché non è la specie singola che viene protetta, ma è l'ambiente che la ospita, l'ambiente di cui quella specie ha necessità per sopravvivere, per trovare delle risorse trofiche, per riprodursi. Più o meno sullo stesso criterio si muove poi la direttiva Habitat, che è decisamente più recente rispetto alla direttiva uccelli. Anche questa identifica delle aree sul territorio dell'Unione Europea che sono denominate siti di importanza comunitaria, all'interno delle quali sono presenti ambienti o specie, sia animali sia vegetali, che devono essere tutelate perché sono rare o in via di estinzione. Cerco di schematizzare un po' la cosa, perché purtroppo non è tanto agevole, soprattutto perché queste aree vengono poi normalmente identificate con degli acronimi che sono diversi a seconda che derivino dalla lingua italiana o dalla lingua inglese. Quindi vi ho riportato tra parentesi l'acronimo che rappresenta quell'area lì, ma in inglese. Per cui le zone di protezione speciale, quelle che appunto derivano dalla direttiva uccelli e che noi generalmente indichiamo con l'acronimo di ZPS, sulle pubblicazioni in lingua inglese le troverete indicate come SPA. Allo stesso modo i siti di importanza comunitaria, l'acronimo ESIC, vengono identificate con l'acronimo SCI. I siti di importanza comunitaria evolvono in qualche modo verso le zone speciali di conservazione, cioè la direttiva Habitat prevedeva che per questi siti venissero a un certo punto venissero promulgate delle misure di conservazione specifiche proprio per la tutela degli ambienti e delle specie che in questi siti sono ospitate. Nel momento in cui le misure di conservazione sono state approvate dal Ministero dell'Ambiente, il sito di importanza comunitario viene identificato con il termine di zona speciale di conservazione. È esattamente la stessa area con lo stesso confine, identificata da un formulario che riassume tutte quelle che sono le caratteristiche naturali del luogo, ma anche le minacce a cui è sottoposto. Semplicemente dopo l'approvazione delle misure di conservazione, l'area viene identificata appunto con il termine di zona speciale di conservazione. Le zone di protezione speciale, quindi quelle nate ai sensi della direttiva uccelli, e le zone speciali di conservazione, cioè quelle che derivano dalla direttiva Habitat, vanno a costituire quella che è la rete Natura 2000, che è appunto una rete ecologica, la più grande rete ecologica esistente in questo momento, perché è una rete che si estende su tutti i 28 paesi dell'Unione Europea ed è appunto denominata rete Natura 2000. Diciamo, qui vi ho riassunto quello che vi ho già detto nella slide precedente. Un sito di importanza comunitaria è un'area che ospita ambienti o specie rare in via di estinzione o minacciate. Quali sono questi ambienti e queste specie? Sono quelle che vengono inserite negli allegati della direttiva. Allegati che ovviamente vengono
aggiornati col tempo, perché la situazione, lo stato di conservazione delle specie e degli ambienti può chiaramente variare nel corso degli anni. Allo stesso modo, le zone di protezione speciale sono quelle che, situate lungo le rotte di migrazione, consentono la conservazione delle popolazioni di uccelli selvatici migratori. Anche in questo caso l'elenco delle specie che, consentono di identificare queste zone è inserito negli allegati della direttiva uccelli. A monte, diciamo, dell'identificazione dei siti Rete Natura 2000, c'è un'analisi puntuale di quelle che sono le caratteristiche biogeografiche dell'Unione Europea, degli stati che appartengono all'Unione Europea. La biogeografia è, diciamo, quella scienza che studia le caratteristiche di un luogo dal punto di vista delle forme biologiche, quindi delle forme di vita che questo luogo è in grado di ospitare. Come vedete, gli stati membri sono stati suddivisi, classificati in 3, 6, 9 regioni biogeografiche. Questa è ad oggi la situazione della Rete Natura 2000 attuale, quindi vedete rappresentati in blu quelle che sono le aree istituite ai sensi della direttiva Habitat, per cui SIC o ZSC, e in rosso invece quelle che sono le aree istituite ai sensi della direttiva Uccelli. Chiaramente alcune aree possono essere contemporaneamente sia SIC sia ZPS, e questo capita abbastanza frequentemente. La situazione attuale in Europa può essere riassunta in questo modo. Le aree protette non sono solo sulla terraferma, ma sono ovviamente anche sulle acque, nei mari e negli oceani. E quindi, come vedete nel grafico a torta in alto, circa il 58% della rete Natura 2000 attualmente in Europa è costituita da aree terrestri, mentre il 41% è costituito da aree marine. La superficie in chilometri quadrati delle aree marine ammonta a 551.000, mentre delle aree terrestri a 784.000. E questo rappresenta circa il 18% della superficie degli stati membri, quindi il 18% del territorio dell'Unione Europea è protetto e inserito nella rete Natura 2000. I siti che costituiscono questa rete sono circa 25.000 ad oggi. Vi ho evidenziato con le frecce rosse la situazione italiana. Come vedete, nel nostro paese le aree marine protette sono ancora pochissime e quindi su questo bisognerà lavorare molto sicuramente nei prossimi anni, anche perché la situazione nel Mar Mediterraneo è una situazione assolutamente particolare. Si tratta, come sappiamo tutti, di un mare con delle caratteristiche chimico-fisiche assolutamente peculiari, diverse da quelle di altri mari interni, e quindi di conseguenza anche la biodiversità del Mar Mediterraneo è molto elevata, per cui è assolutamente necessario che vengano identificate delle aree per tutelarla. Le regioni biogeografiche italiane, come abbiamo visto prima, quelle europee, sono quelle che sono rappresentate in questa slide. Come vedete sono solo tre: la regione biogeografica alpina, che è quella che chiaramente si sviluppa sull'arco alpino, la regione continentale, che è quella che include, diciamo, tutta la pianura padana e una parte dell'Appennino, e la regione mediterranea, che è quella che più di altre risente ovviamente dell'influsso del Mar Mediterraneo, quindi è un clima più caldo, più secco, e ospita specie caratteristiche diverse chiaramente da quelle delle altre regioni. Come diceva prima il dottor Bovo, l'Italia rappresenta un hotspot di biodiversità, cioè ha una concentrazione molto elevata di elementi sia animali sia vegetali, ma anche di ambienti che non sono presenti negli altri stati membri, e quindi abbiamo davvero una responsabilità maggiore
rispetto a quelle che sono le necessità di tutela di questi elementi naturali. Circa un terzo delle specie animali presenti nell'Unione Europea è presente in Italia e circa la metà delle specie vegetali europee. Chiaramente è moltissimo questo perché la superficie italiana è ridotta e chiaramente non è la metà di quella che è la superficie dell'Unione Europea, per cui abbiamo davvero una concentrazione di specie, moltissimi endemismi, cioè specie che sono presenti solo in località specifiche, sono presenti solo in Italia, addirittura sono presenti solo in alcuni luoghi dell'Italia. L'Italia ospita inoltre circa il 65% degli habitat inseriti negli allegati della direttiva Habitat e il 30% delle specie. Questa è la distribuzione dei siti Rete Natura 2000 sul territorio nazionale. Come vedete sono rappresentate tutte le regioni perché chiaramente è stato richiesto ad ogni regione di identificarli. Il Ministero ha un compito, diciamo, di coordinamento di quella che è la rete a livello nazionale, però poi di fatto sono le regioni che gestiscono tutto il processo di identificazione del sito e di sviluppo degli strumenti normativi che sono necessari per la sua tutela. Scendendo sempre più nel dettaglio, la situazione a livello di Regione Piemonte è quella che vedete rappresentato sul lato sinistro della slide, e a livello invece di città metropolitana i siti rappresentati sono sulla vostra destra. 152 sono i siti della Rete Natura 2000 piemontesi, di questi 152 un terzo ricade sul territorio della città metropolitana di Torino. Come prima in rosso vi ho evidenziato quelle che sono le zone identificate ai sensi della direttiva Uccelli, in blu quelle che sono invece le zone che derivano dalla direttiva Habitat. La somma delle due categorie, come dicevamo, va a costituire la Rete Natura 2000. Il sistema però è molto più complesso di quello che abbiamo visto fino adesso, perché Rete Natura 2000 è solo una delle componenti del sistema delle aree protette. Il sistema delle aree protette regionali è normato da un testo unico, che è la legge regionale 19 del 2009, e prevede diverse categorie di aree protette, non solo quelle che derivano dalla politica comunitaria, quindi non solo quelle inserite in Rete Natura 2000, ma anche i parchi naturali, le riserve naturali, le riserve speciali. E le ultime due categorie che sono, diciamo, di più recente istituzione, che sono le zone naturali di salvaguardia e le aree contigue. Queste ultime due categorie si differenziano dalle altre perché hanno delle tutele meno spinte, diciamo, e la loro gestione, soprattutto per quanto riguarda le zone naturali di salvaguardia, è affidata ai comuni su cui insistono. Quindi in qualche modo la loro esistenza e come dire, le finalità che ci si prefigge di raggiungere devono essere normate all'interno dei piani regolatori. Come vedete, il sistema è molto complesso, è molto articolato ed è territorialmente disomogeneo in un certo senso, perché chiaramente sono state identificate le aree che avevano ancora dei valori naturalistici importanti. Prevalentemente, come vedete dalla cartina, le aree sono più estese nelle zone montane, sono invece estremamente ridotte in pianura dal punto di vista proprio dell'estensione territoriale. La pianura, sappiamo tutti benissimo che è la zona, l'area, la regione continentale, la regione biogeografica continentale è quella che più di tutte subisce l'impatto delle attività antropiche, perché gli insediamenti industriali, ma anche le attività agricole, gli insediamenti urbani insistono prevalentemente sulle aree di pianura, e quindi è quella che più di tutte meriterebbe di essere protetta. Non so bene quanti di voi sappiano che sul proprio comune è istituita un'area protetta o un sito Rete Natura 2000,
non lo dico per offendere nessuno, ma per esperienza ci è capitato più di una volta di incontrare sindaci sul cui territorio mi vedete? Tutto bene? Sindaci su cui territorio insistevano delle aree protette, dei siti Rete Natura 2000, che erano del tutto all'oscuro di questa informazione, nonostante il fatto che queste aree siano state identificate intorno agli anni 90, quindi moltissimi anni fa. Cioè, nonostante non sono note, e l'attività di comunicazione che dobbiamo fare è sicuramente ancora molto corposa. Allora, vi ho illustrato quello che è il sistema. Questo sistema viene gestito da soggetti che hanno strutture diverse. In particolare le categorie a cui si può fare riferimento, che sono quelle identificate dalla legge regionale 19 del 2009, sono quelle che vi ho qui elencato. I parchi regionali sono in gran parte gestiti da enti strumentali della regione Piemonte, che sono i cosiddetti enti parco, che recentemente sono stati accorpati a 11 enti. Altre aree protette sono poi gestite dalla città metropolitana di Torino, come diceva prima il dottor Bovo, sono 8, ma ci sono anche dei comuni che gestiscono delle aree protette, in particolare il comune di Cuneo, di Mongrando e di Occhietto Inferiore. E poi infine c'è l'ultima novità, diciamo, che è quella della gestione di un'area protetta affidata all'Unione Montana, che nel caso specifico è quella della Valle Cervo. Sono quindi enti con strutture diverse, con risorse sia economiche sia di personale diverso, che cercano comunque di fare rete, di creare un sistema che sia il più possibile omogeneo, di condividere quelle che sono le buone pratiche, soprattutto, cioè la modalità di reagire a delle criticità. Con quali strumenti questi enti gestiscono il sistema complesso delle aree protette? Ovviamente con delle risorse umane e con delle risorse economiche che derivano dai propri bilanci e dai propri organigrammi, ma soprattutto con degli strumenti normativi. Ovviamente tutto il sistema è incardinato, come vi dicevo prima, nell'ambito della legge regionale 19 del 2009, e poi questo, la parte gestionale delle aree protette avviene attraverso l'emanazione di regolamenti che possono essere prevalentemente regolamenti di fruizione dell'area protetta, dove chiaramente vengono identificate quelle che sono le cose che si possono fare all'interno della protetta e quelle che non si possono fare, dalle norme dei piani naturalistici e forestali, quindi si tratta di strumenti di approfondimento, di studio delle caratteristiche appunto naturalistiche o strettamente forestali dell'area. Da questi studi, da questi approfondimenti derivano delle norme di conservazione, cioè dei divieti o delle buone pratiche che possono essere messe in atto per salvaguardare i valori che l'area protetta in qualche modo cerca di tutelare. Per quanto riguarda i siti Rete Natura 2000, invece, esistono delle misure di conservazione generali, cioè che si applicano su tutto il territorio della Regione Piemonte, su tutti i siti presenti sul territorio della Regione Piemonte, e delle misure di conservazione sito specifiche. Questo vuol dire che ogni sito Rete Natura 2000 ha delle proprie misure di conservazione estremamente specifiche, calibrate sulla presenza di ambienti e di specie che possono essere appunto caratteristiche di quel sito e che per questo motivo devono essere tutelate. I siti Rete Natura 2000 possono inoltre avere dei piani di gestione. Nel caso in cui la gestione del sito è particolarmente complessa, perché su quel sito magari le pressioni determinate dalle attività antropiche sono forti, le minacce a cui
le specie sono soggette sono molto elevate, è allora opportuno predisporre un vero e proprio piano di gestione. Non è sufficiente la misura di conservazione che indica il divieto o l'obbligo da rispettare, ma è necessario un piano che coordini tutte le attività, che venga anche condiviso dalla comunità locale. Sono dei vincoli? Sì, certo, tutte queste norme, i divieti, gli obblighi, i regolamenti sono sicuramente dei vincoli, ma tutto ciò che noi possiamo fare, tutte le attività che possiamo realizzare sono in qualche modo soggette a una norma, a una regola. Vi ho riportato il caso del codice della strada perché mi sembrava quello più eclatante. Non sarebbe possibile circolare sulle strade se non ci fosse un codice, quindi una regolamentazione del traffico, uno strumento che consente di decidere quali sono le precedenze e quindi quali sono le priorità. Siamo assolutamente consapevoli della necessità di avere un codice della strada, così come siamo consapevoli della utilità, della necessità per una società così complessa come la nostra di avere un codice civile, un codice penale, anche solo un regolamento di condominio. E sembra invece assolutamente inaccettabile per alcuni che ci siano delle norme a tutela dell'ambiente. Quindi queste norme vengono sempre vissute come delle imposizioni calate dall'alto che vanno in qualche modo a danneggiare le attività economiche di chi in quei luoghi vive, senza rendersi conto che invece l'obiettivo dell'istituzione delle aree protette non è quello di penalizzare l'economia locale, ma è quello di garantire la conservazione di ambienti, di ecosistemi che sono necessari alla nostra sopravvivenza. L'ha illustrato molto bene il dottor Bovo nella sua presentazione, quindi non mi dilungo, ma è ormai evidente a tutti, tranne quelli che continuano a mettere la testa sotto la sabbia a fare gli struzzi, che gli ecosistemi garantiscono la produzione di servizi che sono indispensabili per l'uomo, per la nostra sopravvivenza. Non è soltanto una questione etica. La questione etica è comunque molto importante, secondo me, e bisognerebbe iniziare anche a parlarne in maniera serena, senza trascendere nella filosofia. Possiamo anche decidere che in questo momento, come dire, ci concentriamo su altro, perché le esigenze delle nostre società, che sono fondate su uno sviluppo economico di un certo tipo, forse non ci consentono tanto di dedicare del tempo alla speculazione, però dobbiamo aver presente che i servizi e i beni che questi ecosistemi producono sono indispensabili per la sopravvivenza del sistema economico che abbiamo costruito. Il sistema non è solo un vincolo, ma è un sistema che offre delle opportunità, e le opportunità sono le più svariate. Sono opportunità che si rivolgono a una comunità vasta, che è quella, non solo quella locale su cui l'area protetta insiste, ma una comunità che può essere addirittura una comunità mondiale, perché le aree protette favoriscono gli studi, le ricerche, gli approfondimenti a livello scientifici. Moltissime sono le collaborazioni con l'università, con il Politecnico, con enti di ricerca, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Enea. I risultati di queste indagini, di questi studi, sono oggetto di articoli che vengono pubblicati e quindi diventano poi dominio della comunità scientifica. Spesso i parchi naturali sono anche territori in cui vengono sviluppate delle tesi di laurea, proprio perché l'interesse da parte del mondo accademico, scientifico, su questi territori è molto intenso, e quindi spesso gli studenti vengono avviati a dei lavori di tesi proprio all'interno dei parchi naturali. Ma i parchi, così come le riserve e tutte, diciamo, le categorie di aree protette che abbiamo visto prima, organizzano numerosissimi incontri, convegni, convegni per, diciamo, i professionisti del settore, ma anche incontri rivolti alla cittadinanza, e quindi svolgono un'attività di sensibilizzazione su tutti quelli che sono i temi cardine della tutela ambientale.
al tempo stesso, diciamo, la stessa attività di coinvolgimento viene fatta anche attraverso la collaborazione con le scuole locali, quindi con dai più piccoli, delle elementari fino alle scuole superiori. Le attività didattiche vengono svolte sia all'interno delle strutture del parco sia portate all'esterno, quindi c'è una strettissima collaborazione con gli insegnanti dei comuni su cui insistono le aree protette. Tutto questo sistema consente quindi di creare conoscenza. È una conoscenza che viene condivisa sia con le comunità locali sia con il resto del pubblico. Sicuramente i parchi, alle aree protette va, come dire, assegnato il ruolo della tutela della biodiversità, tutela che si esplicita attraverso i monitoraggi che vengono realizzati. Si tratta di monitoraggi che vengono condotti soprattutto nei siti Rete Natura 2000 ai sensi della direttiva, e quindi non sono attività diciamo che possono essere non realizzate. Ci sono degli obblighi per gli stati membri di effettuare i monitoraggi, e il compito di portare avanti queste attività è assegnato agli enti parco che gestiscono anche i siti della Rete Natura 2000. Oltre alle attività, diciamo, di studio, quindi di monitoraggio, di individuazione di quelle che sono le specie sensibili e di capacità di seguire la loro evoluzione nel corso del tempo, le aree protette realizzano anche delle azioni concrete di conservazione della natura. Progettano interventi e realizzano i lavori per far sì che ambienti e specie possano conservarsi nel tempo. Queste azioni di conservazione possono essere rivolte o ad ambienti naturali, seminaturali, che magari sono temporaneamente soggette a una specifica minaccia, oppure possono essere rivolte ad aree compromesse, ad aree degradate, che si trovano all'interno delle aree protette di cui abbiamo parlato finora. Per la realizzazione delle azioni concrete di conservazione, le aree protette hanno, diciamo, dei canali preferenziali, perché possono accedere a dei bandi di finanziamento riservati agli enti parco. Questo è sicuramente un'agevolazione, e quindi la presenza di un'area protetta sul proprio territorio consente di avere degli strumenti anche proprio economici maggiori rispetto agli altri territori. Ad esempio, per quanto riguarda i finanziamenti europei, i programmi LIFE, di cui forse qualcuno di voi ha già sentito parlare, sono specificatamente dedicati, diciamo, nella loro declinazione di LIFE Natura, sono specificatamente dedicati alla realizzazione di attività di conservazione all'interno dei siti Rete Natura 2000. Vi ho evidenziato in rosso una piccola nota, diciamo, vorrei aprire una brevissima parentesi, perché la città metropolitana ovviamente al suo interno ha altre direzioni, non solo la direzione sistemi naturali, e si occupa in tanti altri modi di tutela della natura. Oggi siamo concentrati sul ruolo delle aree protette, ma l'ambiente e la conservazione si possono esplicitare in tante altre azioni che non passano attraverso l'istituzione dell'area protetta. Vi cito dunque il tavolo delle compensazioni ambientali, che è quello che recentemente è stato istituito grazie alla creazione di un gruppo di lavoro specifico interdipartimentale, è stato istituito appunto in città metropolitana. Riceverete quindi, se siete amministratori dei comuni, da qui a breve una richiesta per compilare, diciamo, delle schede, identificare delle aree sul vostro territorio che sono o compromesse e quindi necessitano di interventi di ripristino, o al contrario delle aree che presentano ancora dei valori naturalistici importanti e che il comune ritiene di dover, come dire, in qualche modo tutelare, quindi assoggettare ad una forma di tutela.
Il tavolo delle compensazioni ha come obiettivo la creazione di un catalogo di aree che appunto saranno distinte in queste due categorie che vi ho citato, quindi aree compromesse o aree, diciamo, di interesse naturalistico. Su queste aree potranno essere fatte ricadere le risorse economiche che derivano da una serie di procedure che sono in capo alla città metropolitana e mi riferisco ad esempio alle procedure di VIA e di VAS. È un tema estremamente interessante che contiamo di portare avanti, tra l'altro la responsabile del gruppo di lavoro è la dottoressa Gianna Betta, quindi è un viso che sicuramente conoscete. Vi preghiamo, colgo l'occasione per pregarvi di porre attenzione quando riceverete queste comunicazioni, perché è assolutamente fondamentale riuscire ad individuare queste aree su cui far ricadere appunto le risorse economiche che derivano da una serie di procedure in capo a noi. Tornando a quelle che sono le opportunità offerte dalle aree protette, ho cercato di riassumere, ma proprio per sommi capi, le attività che le aree protette portano avanti e che in qualche modo garantiscono la tutela del territorio e offrono anche delle opportunità di sviluppo al territorio. Territorio che spesso è un territorio, diciamo, spesso montano, comunque un po' marginale a quelli che sono i grandi centri di sviluppo economico della nostra regione. I parchi effettuano sistematicamente la manutenzione della rete sentieristica, ma effettuano in generale una manutenzione ordinaria del territorio, sia direttamente attraverso il proprio personale, sia avvalendosi di collaborazioni esterne o assegnando degli incarichi a ditte, a società esterne. All'interno dei parchi si sperimentano dei nuovi modelli di sviluppo, che sono quelli necessari per tutto quello che abbiamo detto finora. Lo sviluppo che dobbiamo perseguire è lo sviluppo economico, ma sostenibile, non quello che abbiamo in qualche modo messo in atto fino ad oggi. Deve essere uno sviluppo che è in grado sì di garantire a noi un certo livello di benessere, che è quello, diciamo, che ci consente di sopravvivere dignitosamente, ma che deve garantire anche la conservazione degli ambienti, dell'ambiente in cui viviamo, delle altre specie che vivono in questi ambienti. I parchi poi promuovono il territorio attraverso attività di promozione turistica, danno sicuramente maggior visibilità a un certo territorio. Organizzano escursioni guidate, organizzano manifestazioni, eventi e questo consente anche di creare una rete tra persone che si occupano della promozione territoriale, tra persone che in qualche modo sono interessate allo sviluppo di una certa economia. Vorrei chiudere con questa. Perché in realtà di cose da dire ce ne sarebbero state tante altre, però il tempo non era moltissimo e avevamo tutti il piacere di lasciare un po' di spazio agli interventi del pubblico. La teoria dei rivetti è una cosa fondamentale su cui vi prego di porre la vostra attenzione. È assolutamente banale, è una teoria fondante dell'ecologia moderna e dice semplicemente questo. Ogni specie ha un suo ruolo, occupa un suo spazio all'interno degli ecosistemi e in relazione con le altre specie, animali, vegetali e con l'ambiente fisico, in cui vive. Eliminare una specie da un ecosistema può non, creare problemi, nel senso che possono succedere delle cose di cui neanche ci accorgiamo, quindi diciamo che può essere irrilevante, ma se le specie che iniziamo ad eliminare, che scompaiono, che si estinguono, sono tante, l'ecosistema inizia a traballare e di conseguenza i servizi che questo ecosistema può offrire iniziano a diminuire e possono scomparire. La teoria viene definita teoria dei rivetti perché è un po' paragonata ai rivetti che vengono utilizzati per costruire gli aerei.
rivetti o bulloni, immaginate un elemento di piccole dimensioni che comunque è necessario per tenere insieme una struttura. Se io inizio a togliere un bullone, probabilmente l'aeroplano vola lo stesso. Ma se io inizio a toglierne troppi, probabilmente l'aeroplano inizia a perdere dei pezzi. E quei pezzi possono essere quelli indispensabili per far sì che l'aeroplano sia in grado di volare. Quando supero un certo limite, l'aeroplano crollerà, precipiterà. E noi stiamo su quell'aeroplano e quindi precipiteremo insieme a lui. La presenza di un'area protetta, quindi, ha, secondo me, anche questa funzione di ricordarci costantemente che in tutte le cose c'è un limite. C'è un limite nella nostra vita, perché ha una durata finita, c'è un limite nelle risorse naturali, perché anche queste sono finite, finite in entrambi i sensi, cioè non sono infinite e stanno anche finendo. Chiudo con questa frase di Einstein che trovo assolutamente intelligente ed ironica: c'è una differenza tra il genio e la stupidità. La differenza è che il genio ha dei limiti e forse sa riconoscerli. Vorrei a questo punto concludere con un brevissimo filmato che chiedo alla regia di inviare, che riepiloga un po' quelle che sono le problematiche a livello locale derivanti dai cambiamenti climatici. E il filmato è stato prodotto nell'ambito di un progetto Alcotra, quindi di un finanziamento, diciamo, transfrontaliero Italia-Francia, ed è stato prodotto proprio da due parchi in particolare. I parchi hanno anche questa funzione di collaborare fra di loro e di produrre del materiale che viene poi messo a disposizione di tutti e che consente di capire, di affrontare in maniera semplice degli argomenti che a volte invece sono complessi e di divulgarli a un pubblico vasto. Chiedo quindi a Nuna se è possibile di far partire il filmato. Grazie a tutti. Da 28 anni gestisco questa struttura e sono un testimone dell'effetto del cambiamento climatico sui nostri ghiacciai, tutti i ghiacciai della zona. Ho visto delle fotografie di inizio Novecento, quando i ghiacciai erano enormi, quando avevamo delle testate di ghiacciaio di 20 metri, 20-30 metri di neve e ghiaccio, dei crepacci favolosi. E ho avuto, per destino, la possibilità di vedere il loro estinguersi. Da quando il nevato era ancora completo sul ghiacciaio a quando è uscita completamente la pietraia. Una volta si captava solo dalla sorgente nord. Era talmente innevato che bastava a erogare acqua per l'intera stagione. Poi siamo andati alla prima sorgente sud, quella delle macchie nere. Abbiamo tirato i tubi, 350 metri di tubi volanti, e seccata. Siamo passati in questa zona, guardate com'è scarna. Una settimana e finirà, e dovremo cominciare a pomparla dal basso. E io sono solo il primo anello di una catena. Quando manca l'acqua a me, poi comincerà a mancare alla valle. Noi facciamo grosse coltivazioni, la provincia di Cuneo è prevalentemente agricola. Ma facciamo poi le coltivazioni giuste? Facciamo coltivazioni che hanno bisogno di un grossissimo dispendio di acqua. Comunque un dato di fatto, il cambiamento climatico sta cambiando completamente il nostro sistema.
ad esempio, nel 2011, il 6 di maggio abbiamo visto la fioritura. Quest'anno la fioritura ce l'abbiamo avuta, abbiamo visto i primi pistilli una settimana fa, quindi il 25, il 24. E vedi queste grandi escursioni, ma dove lo vedi di più? È che quando comincia a piovere ci sono delle piogge molto insistenti e per molti tempi. Anche se devo dire le piogge più che tutte è la violenza della pioggia, ci scendono una quantità di millimetri in pochissimo tempo. E questo così chiamato clima tropicale, che non è proprio ancora un clima tropicale, però ti crea, non so, 70 mm, 100 mm in due giorni, cioè una roba che una volta non capitava. E devo dire che si cambia anche il sistema di fare vino, perché arrivi che hai gradazioni sempre più importanti, quindi alcol sempre più importanti. Non so, un dolcetto negli anni 70-80, il dolcetto di 12 di gradazione era già un dolcetto già molto strutturato e di grande. Oggi difficilmente si vedono dei dolcetti che fanno meno di 13 e mezzo, quindi 14, 14 e mezzo, 13 di alcol, quindi tutto rincorre nel caldo, gli zuccheri aumentano e quindi te hai sempre dell'uva che devi reagire in modo differente per fare di nuovo un grande vino. È ora di pensare a fare le cose veramente che servono. Una è sicuramente che deve partire dal basso, che è la scuola, e deve dare certi insegnamenti, anche nel preservare e non sprecare certe risorse che hai in certi momenti, e in certi momenti non ce l'hai. L'acqua, ad esempio, diventerà un grandissimo problema tra qualche anno. Cioè l'acqua sarà, o se ce l'hai riuscirai a coltivare, se non ce l'hai non riuscirai a coltivare. E poi noi siamo italiani e dobbiamo essere seri. Eccoci, scusate per la mia luce, mi metto davanti, ma si è oscurato tutto. E allora, intanto ringrazio davvero tanto la dottoressa Pucci, perché credo che la sua presentazione, così come quella del dottor Bo, abbiano colpito veramente nel segno e abbiano colpito tutti, tant'è che ci sono molte domande. Quindi io approfitterei degli ultimi minuti per dare sicuramente la parola a due amministratori che l'hanno chiesta direttamente per primi, e sono intanto Giovanni Bonino, amministratore del comune di Clavesana, e successivamente Tamara Iannello. Gli altri hanno, da quanto pare, se non scrivono oltre, scritto le domande, e quindi potremo leggerle successivamente. Chiederei al dottor Bo, alla dottoressa Pucci, di decidere loro chi dei due vuole rispondere, comparendo in videocamera. Quindi inizierei lasciando la parola, chiedendo alla regia di dare il microfono a Giovanni Bonino. Buonasera, mi sentite? Sì, sì, si sente. Buonasera. Grazie. Io sono Giovanni Bonino. Posso formulare la mia domanda? Certamente. Pronto? Sì, scusi, è che non vedo, non ho dei riscontri visivi, e quindi chiedo scusa se i miei tempi sono un po' difficili. Questo vostro intervento è stato molto utile per me in qualità di amministratore del comune di Clavesana, che è un piccolissimo comune in provincia di Cuneo, però è in una zona, diciamo, di particolare interesse, o almeno per noi che ci viviamo sopra. Siamo sull'asse del Tanaro. Questa è una zona molto tanto delicata quanto bella sotto l'aspetto paesaggistico, ma anche proprio naturalistico, se almeno per quanto può essere la nostra valutazione, ovviamente, di persone locali. Comunque sta di fatto che questa è una zona che avrebbe senza dubbio forse i numeri per diventare un territorio che potrebbe avere delle particolarità per essere appunto un'area protetta. E quindi la domanda
proprio la primissima domanda che mi viene da fare è quella: queste aree protette che già in passato sono state individuate, sono nate, hanno seguito senza dubbio un certo iter. C'è stato qualche promotore che ha pensato che, tra virgolette, valesse la pena far partire per quella zona avesse i numeri per diventare un'area protetta. Se si volesse seguire un iter di questo genere, che cosa da dove si parte in buona sostanza per farla breve? E quindi per valutare le potenzialità dell'area, se questo, e per poi eventualmente poi, farsene promotori. Avrei terminato, non so se avete sentito la mia domanda. Sì, io ho sentito la domanda. Se lei mi sente, spero di sì, visto Io che sì, l'ho io sentita. sì, ci sentiamo, sì. Perfetto. Grazie. Allora, diciamo che posso risponderle per un'esperienza personale di questi ultimi anni, di quest'ultimo periodo, perché pochi giorni fa abbiamo presentato alla Regione Piemonte la richiesta di istituzione di un nuovo parco, che è il Parco dei Cinque Laghi di Ivrea. Diciamo che l'iter in questo caso è stato un po' complicato, nel senso che era una, diciamo, un'ambizione del territorio che si era originata circa 40 anni fa, e quindi i tempi sono stati molto, molto complessi, molto lunghi, perché all'epoca, diciamo, le amministrazioni non erano così favorevoli, lo erano forse più dei gruppi di cittadini. La dottoressa Fucci ha fatto vedere molto bene quello che è stato lo sviluppo, delle, diciamo, delle tematiche di tutela ambientale nel corso degli ultimi anni, e questo, diciamo, questa consapevolezza è maturata anche in quel territorio. Diciamo, da un punto di vista più strettamente organizzativo, la procedura che viene seguita è quella di avere una condivisione, prima di tutto, da parte degli enti istituzionali. Quindi io non so se quanti siano i comuni che sono interessati da quel territorio, se è solo il comune di Clavesano oppure se ci sono No, altri comuni. sono alcuni, potrebbero, adesso è tutto in linea puramente, ovviamente, teorica, potrebbero essere 7-8 comuni che si sviluppano in un'area che può avere caratteristiche analoghe, quella praticamente dei Calanchi, della zona dei Calanchi, che a Clavesano ovviamente ha il suo maggior sviluppo perché c'è stata una maggiore erosione in questa zona, ma non soltanto il comune di Clavesano, ci sono alcuni comuni che sono sull'asse del Tanaro che sono, diciamo, hanno un ambiente omogeneo se uno volesse far calare un discorso di questo genere. Ovviamente è tutto da valutare. Comunque potrebbero essere alcuni comuni, insomma, sei o Certo, sette, insomma, la butta lì. la Regione Piemonte negli ultimi anni, ma mi sembra un ragionamento politico coerente, richiede che ci sia una condivisione territoriale da parte delle amministrazioni che sono coinvolte. Il caso dei Cinque Laghi di Ivrea è stato, diciamo, complesso. Noi, come città metropolitana, abbiamo coordinato questo processo, e quindi 4 anni fa abbiamo condiviso un protocollo di intesa con i comuni, che erano già, diciamo, inseriti all'interno del sito di importanza comunitaria. C'erano 6 comuni, uno ha deciso di non aderire, gli altri 5 sì, e quindi abbiamo approfondito, diciamo, gli studi. Poi è chiaro, diciamo, il vantaggio era che, essendoci un sito di importanza comunitaria, c'erano già degli studi scientifici che giustificavano anche l'istituzione del parco. Noi abbiamo, diciamo, fatto da ente coordinatore, anche perché saremo poi, nel momento dell'istituzione, l'ente che provvederà alla gestione, e quindi, diciamo, abbiamo prodotto un dossier di candidatura che abbiamo presentato. Nel vostro caso è chiaro che bisognerebbe vedere qual è la situazione, sicuramente capire chi potrebbe essere diciamo, il soggetto gestore, perché Regione Piemonte, tranne diciamo, le aree che valuta siano di interesse regionale,
richiede che ci sia un soggetto gestore, che potrebbe essere la provincia di Cuneo, Sì, per esempio, specularmente come voi siete città anche se non mi metropolitana. pare che la provincia di Cuneo abbia come città metropolitana le funzioni di ente, di soggetto gestore di siti di importanza comunitaria e di aree protette. Oppure possono essere anche i singoli comuni, per esempio il parco Gesso Stura è gestito direttamente dal comune di Da Cuneo. Cuneo. Esatto, Sì. quindi si tratta, diciamo, non c'è una regola fissa, ma comunque sicuramente il processo, c'è stato per esempio il parco della Val Borbera in provincia di Alessandria, mi sembra, che recentemente ha visto l'istituzione, anche qui è partito da un comune che poi ha coinvolto i comuni limitrofi. È chiaro che la condivisione e il coinvolgimento sono faticosi o semplici a seconda, diciamo, dell'esperienza e dei rapporti che ci sono. Stiamo lavorando, per esempio, con i comuni di Sangano, Piossasco, Trana, e Bruino per l'estensione del parco del Monte San Giorgio, che attualmente è solo sul comune di Piossasco, e i comuni contermini sembrano d'accordo a prevedere un'estensione. La stessa cosa dicasi per un altro parco che abbiamo nel Canavese, dove il comune di Vidracco e il comune di Castellamonte, che sono già inseriti all'interno di una piccola area protetta, hanno richiesto alla città metropolitana l'ampliamento. Quindi diciamo che le opportunità ci sono, però è chiaro che bisogna coinvolgere anche i vicini di casa. La ringrazio per la gentilezza, è stato molto chiaro. Comunque, vedremo che cosa. Per ora è solo tutto nella testa di qualcuno e poi ci penseremo. Grazie ancora. Prego. Allora, io tenterei di dare la parola a Iannello, che però mi pare di aver capito che abbia scritto che forse non aveva domande, ma chiediamo direttamente a lei, Tamara Iannello, se vuole prendere il microfono. Vediamo se. Ah, scrive che prende male, probabilmente non riesce. Allora io vado solo a leggere cosa aveva scritto all'inizio. Dunque, aveva fatto delle considerazioni dicendo che per un attimo siamo entrati nel mondo di Terra Madre, un Carlin Petrini al femminile, e poi specificava che Casal Borgone ha un'area SIC. Non so se su questo volete fare qualche considerazione. Ma se posso dire due parole, sì, Casal Borgone è all'interno del bosco del Vai e quindi è un sito della Rete Natura 2000 gestito attualmente dall'ente Parco del Po torinese. Forse nella presentazione, forse questo aspetto non l'ho tanto sottolineato, i siti Rete Natura 2000 sono stati delegati, diciamo, dalla Regione Piemonte ai soggetti che gestivano già aree naturali protette, quindi agli enti parco oppure alla città metropolitana di Torino. Laddove il sito era già all'interno di un'area protetta, di un parco, di una riserva, chiaramente l'ente gestore è stato individuato nell'ente che già gestiva il parco. Laddove invece il sito Rete Natura 2000 era esterno alle aree protette, l'ente gestore è stato identificato nella città metropolitana di Torino e questo è il motivo per cui noi abbiamo in gestione 21 siti di questa rete ecologica che sono distribuiti in maniera assolutamente disomogenea sul territorio della città metropolitana. Questo chiaramente da una parte è una ricchezza perché ospitano ambienti molto diversi l'uno dall'altro e quindi c'è un'eterogeneità di specie di ambiente assolutamente interessante, dall'altra è un po' un problema perché vi renderete conto che spostarsi insomma da Pian della Mussa fino al Pra Barà e quindi dalle Valli di Lanzo a Valpellice comporta una serie di difficoltà logistiche che ogni volta bisogna superare.
Benissimo, grazie Alessandra. Chiedo a Tamara Iannello se ha ancora qualche dubbio, qualcosa da chiedere, di scrivere in chat, così possiamo eventualmente integrare. Ho visto dopo che Luca Brate, amministratore del comune di Pio Sasco, ha chiesto la parola, quindi chiederei di dare anche a lui il microfono per cortesia. Sembra Prego. attivato. Buonasera. Sì. Beh, grazie per il lavoro così chiaro e gli spunti che abbiamo ricevuto. Beh, come diceva il dottor Bovo, qua a Pio Sasco abbiamo la fortuna di avere un parco e stiamo lavorando con altri comuni per allargarne i confini. Boh, volevo fare un po' di coraggio anche all'amministratore di Clavesana perché insomma si può fare. Noi siamo partiti dall'imparare a riconoscere la bellezza e la piacevolezza dei luoghi a comprenderne quanto sia importante un'area protetta dal punto di vista naturalistico e quanto sia una garanzia anche per il nostro benessere, la nostra salute. Grazie alla tutela della biodiversità. Poi abbiamo capito anche che essendo una società del benessere abbiamo un'opportunità di sviluppo in un parco naturale. E tutto questo insieme di ragionamenti ci ha portato a chiedere di fare un po' di rete, che in effetti è la cosa più importante, e chiedere la collaborazione città metropolitana per ingrandire, per allargare i confini del parco e dargli un senso naturalistico, io dico più importante, maggiore. Lavorando su questo insomma, progetto, questo sogno, abbiamo imparato e capito che comunque, come diceva il dottor Bovo prima, abbiamo un ruolo che non sempre siamo disposti ad accettare, ma che è quello di restare un po' fuori, di tutelare dalle minacce l'area protetta, ma comunque restarne fuori il più possibile, lasciando che gli ecosistemi si regolino senza che il nostro peso sia, insomma, troppo gravoso. E niente, mi ero preparato due righe da leggere per fare un po' di spot, perché l'argomento è una cosa che ci sta molto a cuore. Ho pensato di dirvi che fin dai tempi antichi l'uomo ha protetto porzioni di territorio, che inizialmente questo avveniva perché nel complesso di bellezza e mistero che sono contenuti in certi luoghi, si riconosceva una sacralità. Oggi, forse dopo esserci accorti che il nostro impatto sugli ecosistemi è forse eccessivo, proteggiamo per motivi scientifici queste aree e per operare una divulgazione affinché la sensibilità su questi temi sia quotidiana e diffusa. Però, insomma, lavorando anche solo un anno con la città metropolitana, abbiamo capito che in fondo anche queste azioni così scientifiche, questi studi così approfonditi, hanno uno sfondo di una sacralità che riconosciamo ancora a questi luoghi. E niente, io ritengo che sia molto importante avere questa rete e ingrandirla il più possibile, collegarli, come si è già detto, collegare queste aree protette una all'altra, aumentando questi corridoi ecologici, per permettere appunto un po' per preservare alcuni territori da atti amministrativi alle volte un pochino scellerati, che non guardano al futuro delle nostre, alle generazioni future. E poi volevo, così, con rispetto, però, ribaltare il titolo di questa lezione a cui abbiamo assistito, dicendo che noi siamo natura, più che la natura siamo noi. E apparteniamo a una catena che insomma ci hanno insegnato fin da bambini a conoscere, catene dalle quali non ci possiamo slegare, anche se possiamo pensare di
di stimolare egoisticamente l'abbondanza di quello che c'è prima di noi nella catena, ma abbiamo comunque il dovere di rispettare quello che c'è dopo di noi e in altre catene che con la nostra hanno anelli in comune e dalle quali dipendiamo. Niente, volevo solo dire questo a favore delle aree protette, di tutto quello che avete detto in maniera più che precisa e più che apprezzabile. Grazie. Molto bene, grazie anche per le domande, le considerazioni che appunto, come dicevo prima, arricchiscono molto l'incontro. E il fine di questo progetto, sponsorizzato inizialmente dalla Regione, era proprio quello anche di far incontrare gli amministratori e di far scambiare le esperienze, perché a volte appunto un'esperienza che magari a chi non l'ha mai affrontata può sembrare difficilissima da intraprendere, può invece essere resa più semplice, diciamo, sentendo l'esperienza di qualcuno che invece l'ha già affrontata. Lascerei ancora un attimo la parola a Fiorenza Risio, assessore del comune di Avigliana, che voleva fare una considerazione. Chiedo di darle il microfono per cortesia. Ok, mi sentite? Bene. No, va bene, faccio veramente uno spot e basta, nel senso che ci sarebbero ovviamente mille cose da dire su questi argomenti. Poi noi qua abbiamo il nostro ente parco, Parco dei Laghi di Avigliana, quindi sarebbero veramente 10.000 argomenti da affrontare su questi temi. Purtroppo, vista l'ora, non c'è il tempo. Io mi limito a fare uno spot pubblicitario, scusate se lo faccio, ma magari a qualcuno interesserà venire. Stiamo cercando di organizzare per il 26 e il 27 di settembre, che sono le giornate in cui Legambiente fa Puliamo il Mondo, un festival della sostenibilità che è all'interno peraltro del festival dell'economia sostenibile che è promosso dall'ASBIS, quindi probabilmente in questi giorni vedrete anche degli spot pubblicitari, ho visto che hanno iniziato a trasmetterli. Sostanzialmente cercheremo appunto di parlare di questi temi all'interno di questo festival e cercheremo anche di fare un minimo di confronto fra amministratori, perché noi, oltre ad avere il Parco dei Laghi di Avigliana, dall'anno scorso abbiamo cercato con tutti i comuni che sono lungo la Dora, da qui fino ad Alpignano, di istituire una zona di salvaguardia della Dora. Questa zona di salvaguardia della Dora, peraltro, ha preso spunto anche proprio da altre esperienze fatte da altri comuni. Niente, quindi cercheremo anche noi di fare qualche cosa, quindi all'interno della giornata, se poi vi interessa, magari chiedo a Giannabetta che faccia girare il programma. Ci saranno varie occasioni di confronto. La mattina faremo una tavola rotonda dove si parlerà di prevenzione dei rifiuti, inquinamento, inquinamento dell'aria, relazione col Covid, inquinamento anche ambientale legato all'uso di pesticidi e a quanto questo influisca sugli insetti impollinatori. E poi ci saranno, concertino, spettacolo teatrale, caccia al tesoro dell'oro verde, per cui chiederemo ai ragazzini di andare in giro a cercare appunto spazi verdi per la città. E poi appunto ci sarà comunque anche un intervento di quello che è il presidente della zona di salvaguardia della Dora attorno alle 5. Quindi insomma, chi volesse poi eventualmente venire, ci saranno ovviamente il banchetto dell'ente parco che darà anche le informazioni. Abbiamo cercato di mettere insieme un po' di realtà sia istituzionali che anche, diciamo, realtà locali nostre che hanno a che fare con la sostenibilità, proprio per cercare di svegliare un po' le coscienze delle persone e sollecitarle da questo punto di vista, perché non sono solo gli amministratori alle volte che non sanno che magari hanno in casa un SIC o un'area protetta, ma spesso e volentieri sono gli stessi cittadini che vorrebbero che sul lago si potesse fare di tutto e di più. Dal appunto suonare fino a notte tarda in discoteca spaventando non soltanto gli altri che abitano sulle sponde del lago ma anche tutti gli animali, al usare appunto
le acque per fare qualsiasi tipo di attività possibile e immaginabile, perché non hanno neanche in testa che cos'è la differenza fra un parco naturale e un parco cittadino, ecco, questo banalmente. Quindi sicuramente c'è bisogno di molte, diciamo, iniziative di tipo culturale per dare queste informazioni di base, questo ABC alla popolazione e boh, ci proveremo con questo festival, per cui magari poi appunto se riesco a far girare l'informativa diversamente, chi avesse voglia di venire ad Avigliana il 26, il 27, ma soprattutto il 27 di settembre, magari ci sarà anche occasione di potersi confrontare e parlare direttamente. Chiudo qua perché vedo che è tardissimo, quindi penso che tutti vogliamo andare a far cena. Benissimo, allora intanto grazie sia all'amministratore di Avigliana sia all'amministratore di Piossasco e a tutti gli altri amministratori che sono intervenuti. Peraltro alcuni di loro sono proprio referenti o comunque comuni facenti parte di contratti di fiume e di lago, che sono appunto sede per quanto riguarda le nostre progettualità di città metropolitana, proprio della nascita anche di nuovi progetti e di nuove, diciamo, filosofie anche ambientali nell'ambito dei bacini. Quindi, scusate, compaio così, concludo definitivamente. E quindi ringrazio appunto tutti gli amministratori che comunque, anche in particolare chi vive un contratto di fiume o di lago, si impegna particolarmente per portare avanti le politiche ambientali. Ringrazio ancora moltissimo i relatori, ringrazio tutti i partecipanti. Ricordo ancora che il webinar sarà reso pubblico e quindi sarà a disposizione, quindi se vorrete, riterrete utile diffonderlo ulteriormente, sarà sicuramente una buona cosa. Vi diamo appuntamento per giovedì prossimo, quindi con la dottoressa Paschero. Ringrazio ancora e buona serata a tutti e a tutte.